Ciao a tutti e bentornati sul canale, io sono Kevin e questo è un nuovo video. Oggi ho deciso di rappresentare i tipi di persone prima di partire. Questo perché? Perché visto che io adesso devo partire per la Grecia, ho pensato a quanti tipi di persone esistono che si impicciano, che fanno diversi casini prima di partire. Ed è così che mi è venuta l'idea di rappresentare ognuno di loro. Il primo, il classico ragazzo precisino che fa la valigia e che mette i capi d'abbigliamento all'interno della valigia in maniera ordinata per farci entrare addirittura l'unghia tra i piedi della madre per ricordarsela mentre in viaggio. Ecco qui, perfetto. Amore. Ciao, ma? Stai usando la... Sì, ho appena finito. Guarda come sta, sei salta. Sto fiera di te. Per non parlare invece del playboy, il classico ragazzo che va in viaggio per rimorchiare e quindi se deve, insomma, se deve portare il necessario. Sempre il solito, cioè mamma mia, devi sempre... Abbracci! Sono 20 minuti che ti stavo aspettando, devi sprigare... Dai, su, madonna, quanto ci metti? Devi mettere tu cose in valigia, venì, eh? No, ma dico che hai fatta! Scusa, ma perché sei due valigie? Perché... Poi ci stanno i preservativi e poi ci stanno due cosette da vestire. Stai a giocare. Io vado da solo, eh? Dai, far coglione, caro, Lisbona è pieno di gnocchi. Chi di noi invece non conosce la classica ragazza che ha bisogno di portarsi anche, non lo so, il capo d'abbigliamento che indossava nel 2011 perché, insomma, non si sa mai, potrebbe sempre tornare di moda nelle due settimane che stai in Sardegna. Amore! Ciao, amore! Indovina chi parte la Grecia! È così! Arriviamo! Grecia 2016, stiamo arrivando! Cazzo di coppia, eccomi qui! No, mo, cioè, alla fine io non mi so portare tante cose, mi so portata una valigia abbastanza grande. Ah, una valigia? 20 kg e ci abbracciamo. 20 kg? Te invece quante cose ti stai portando? Che ci ho messo io nella valigia? Ma nella prima valigia ho messo tutti quanti i vestiti della sera, quindi se ti ricordi bene quello bianco, quello nero, quello azzurro, quello sfumato blu, poi ho messo quello tutto pizzo, poi quello che si vedono un po' i capezzoli, poi ho messo quello un po' che si vede il culo, poi ho messo quello che in realtà è lungo, che c'è un attacco sotto, però vabbè. Poi nella seconda valigia ci ho messo invece tutte quante le scarpe da sera, ho messo azzeppanera, ho messo bianco, ho messo il decolleté, quello senza il decolleté. Non so se mi sei parlato al telefono. In realtà un po'. Senti, amo! Discoteca. Continua a parlare. Nell'altra valigia invece ho messo tutte quante le borse, ho messo tutte quanti i trucchi, ho messo tutti quanti i slip, tutti quanti. Amo, ma senti! Dai, te ne manco di che ci stanno nelle ultime due valigie! Il tipico classicissimo ragazzo ritardatario che fa la valigia all'ultimo momento scortandosi di tutto e di più. Ok! Mamma, buongiorno. Amore da mamma, date fatta la valigia? Mamma, mi sono appena svegliato. E non so, quando te la vuoi fare? Manca una settimana. Mamma, mi sono appena svegliato, davvero mi stai romper cazzo mo da valigia? Mi fai almeno prima pisciare? Te lo ripeto, te tra 7 giorni devi partire. Ah, ma sì, ma la faccio, madonna, manca una settimana, mica ma faccio una settimana prima la valigia. Poi che cazzo mi metto sti giorni? No, te lo dico perché poi non ti conoscessi, te scopri cose, te scordi una un'altra. Sì. Poi non mi chiama, eh. Te lo dico che non mi chiama. No, tranquilla, non ti chiamo, ciao. Cazzo, niente, quando faccio cosa l'ultimo. Ma? Sì, senti. Ti ricordi per caso quando stavano i pantaloni neri? Per non parlare invece della tipica ragazza che
per paura che succeda qualsiasi cosa, si porta pure il farmacista, che non bastano solo i medicinali, te devi portare tutto il mondo. Ma sì, sto a seguire i medicinali da portarmi. Allora, avevo pensato giusto qualche tachipirina. In caso mi viene mal di denti, in qualcosa, qualche Aulin. L'augmentin che è tipo quella cosa anti... Ah, ok, perfetto, via. Poi, se mi viene il cicolo antiacido. Per il momento, perché? Pa' schiena. Scusa, ma che vuol dire che faccio danza agonistica specialistica in snodamento da 12 anni? Se mi fa male, no? Ah, poi qua c'è il brufen. Che cazzo serviva il brufen? Cellulosa microstallina. Boh, secondo me può sempre tornare utile. Ergaviscon, sospensione orale in bustine. Questo sicuro mi serve. Oh, aspetta, entrogermina, se mai vi attacco di merda. Poi beh, quasi come ogni ragazza beauty addicted non può stare senza make up, non può stare senza i suoi prodotti per la pelle. Cosa succederebbe se rimanesse senza questi prodotti a lei molto cari? Non ti sento bene. No, si sta a portare qualche prodottino. Ah! Amo, sto così, ma che scato un prodotto. Aspetta, te richiamo. Voce così, famo insieme il beauty case. Allora, dentro ci ho già messo tipo il gel per quando voglio fare il calore di mucca la sera. Ci ho messo la sagella per la mia patatina, ci ho messo il balsamo per le labbra. Ci ho messo anche il prodotto per la faccia, il prodotto quello anale, quello vaginale, la crema per le verruche ai piedi. Ci ho messo anche quello per levarmi lo smalto. Ci ho messo la lametta anche per quando insomma rimorchio, no? Ma dove va? E mo devo iniziare a mettere tipo alcuni dei miei shampoo. Quindi ci metto questo, ci metto questo, ci metto questo e questo e questo. Questo è importantissimo, ma prima quello che mi metto io dopo la doccia, presente? Poi ho messo questo che è dopo barba del mio ragazzo, però alla fine, cioè ho avuto pure io. Questo qui, poi ci metto questo. E niente, mo invece devo mettere tutte quante le cose, quelle, le maschere che mi faccio io ogni 3 ore per le verruche in faccia, per avere la pelle come quelle dei bambini. Poi mi devo portare anche la sera per farmi la seretta, mi devo portare tutti quanti i trucchi in altro beauty case. Sì, infatti amo, cioè, a me te poi mi conosci, lo sai che sono molto fissata io con queste cose del beauty, sono proprio fissata. No, ma guarda, cioè, io sono poco deluso e depressa. Mi hanno buttato tutti quanti i prodotti all'aeroporto perché hanno detto che non vestire la borsa a mano. E dicevo, scusa, che faccio? Spreco lo spazio dei vestiti in valigia. Madonna, l'hai fatta, ma che cazzo ne sei portata? Stavamo a partire 3 giorni per la Toscana. Ho messo 2 cose, nel senso ci sono messo un po' da vestì e 2 cosette da stuzzicavo, cioè 2. Siamo in un hotel a 5 stelle in pensione completa. Che cazzo te sei portato a fare ste cose? Te stai fuori di testa. Però che mi dai una merendina? E poi infine ci stanno i classici amici rompicoglioni, perché rompono proprio i coglioni tragici al massimo, che ti vengono a dire anche proprio la cosa più assurda sulla faccia della terra che potrebbe succedere in viaggio. Ma quindi alla fine che fai? Parti, stanno? Sì, alla fine parto con mia madre e con mia zia. Volevo fare un viaggetto solo donne. No, dai, top, mi sento male. Ma quindi che fare? Stanno alla fine andando a casa di tua zia a Firenze? No, no, stanno andando a Parma di Maiorca. Volevamo fare un po' le pazze. E non c'hai paura di più aereo? No, perché ci dovrei avere paura, scusa? Cioè, dopo tutte le cose che stanno a succedere, tutti i casini, non c'hai paura davvero? Ma no, l'ultimo incidente intera hanno fatto nel 2001 una serie televisiva Lost, no? Stai scherzando, siamo in un secolo nel quale c'è la tecnologia, stanno a fanculo. Se stanno associate peggio cose, peggio incidenti, figurati incidente aereo. Questo secondo me poi è il 2016, fa tanto anno dalla fine del mondo, quindi secondo me questo è pure l'anno giusto. Ma che vai, che succede? Oddio, no, ma che deve succedere? Mamma sta tirando il cartaccio nero. Appunto, cioè metti caso, lei è successa una cosa, metti caso succede un'altra cosa del genere, che cazzo fai? Cioè, te non sopravviveresti mai su un'isola. Vabbè, ma poi succede, cioè, tipo una probabilità su 1 milione, no? Poi, cioè, metti caso che voi state tipo un viaggio, state tranquille. Succede che cazzo ne so, si sente male quello che sta a portare aereo e sviene. E poi aereo va a fanculo perché non ha messo automatico e inizia a precipitare. Come può essere che si sente male il conducente, aeroplanista? Ma che stai a Dio, oddio! E metti caso invece che cazzo ne so, una si porta il cane su aereo che va a finire nella stiva e se magna i fili. Ma che stai a fare davvero? E casca aereo o esplode! Ma no, mi stai a mettere ansie inutili, madonna, perché devi far così? Sì, che sto a fare davvero, cioè come te ne senti male per ciclo che c'hai emorragie vaginali, quello si può sentire male. E se ci stanno i serpenti come in quel film? Tipo Snack Attack? E sicuro che vuole fare una fine del giorno perché io su un aereo pieno di serpenti non ci salire mai. Ah oh? Non andiamo più a Parma di Maiorca. Andiamo a casa di zia a Firenze, dai, su.
E niente ragazzi, questo era il video. Io spero veramente vi sia piaciuto e che vi abbia divertito. Io mi sono divertito tantissimo a girarlo e mi sono divertito tantissimo ad entrare nella parte dei personaggi che ho voluto interpretare. Come sempre ho semplicemente stilato una lista delle persone che io ho inquadrato in questo ambito e ho improvvisato degli sketch. E fatemi sapere se il video vi è piaciuto qua sotto nei commenti, chiedendomi anche, non so, altri tipi di persone che vorreste vedere rappresentati da me, lasciando un pollice in su. E soprattutto, se vi è piaciuto questo video e volete vederne altri, iscrivetevi al canale. Io davvero spero che il video vi sia piaciuto. Un bacione enorme, al prossimo video. Guardate che bella sta maglietta. Mi pare poco onta.